Sì, allora in realtà prima la sceneggiatura nasce tanti anni fa. E poi ovviamente nel mio percorso di sceneggiatrice a un certo punto ho dovuto convincere il produttore a fare il film. E quindi sia Matteo che Sidney, che sono due filmmaker, la prima cosa che mi hanno detto è che non si può fare un film se prima non si fa un corto e non ci si proprio testa con tutto il meccanismo, l'ingranaggio, la magia che a un certo punto arriva e esce fuori. E quindi è stato un percorso che abbiamo deciso insieme, prima abbiamo girato un corto e il corto quindi l'ho estrapolato da lì. E poi una volta fatto il corto sono convinti e a quel punto abbiamo girato il lungo che però era diciamo già scritto e il corto in realtà nasce nel lungo. Ecco, vorrei estendere questa domanda a Matteo Robre. Cosa ti ha convinto della regia di Giulia? Ma è molto interessante perché Giulia, secondo me, già con il cortometraggio, giustamente si troviamo a Maurizio, il cortometraggio era sostanzialmente l'episodio dei ragazzini all'interno del film, aveva dimostrato, secondo me, una capacità che si affianca al suo, devo essere sincero, talento di scrittura abbastanza netto, perché diciamo, Giulia si è formata negli Stati Uniti e poi anche in Italia, nel senso che ha avuto un percorso molto interessante che unisce due formazioni che, come dire, fondono anche due culture cinematografiche diverse, no? Questo è un po' più per i detti lavori, però diciamo, la formazione americana che si basa sui tre atti, diciamo, su una struttura di racconto di un certo tipo, che poi lei ha riportato anche nei film che ha scritto con noi, e poi invece una formazione fatta in Italia che in qualche modo riavvicina anche la materia drammaturgica alle emozioni delle persone, al calore e ai personaggi. Questa sintesi, secondo me, è abbastanza unica, che deriva poi un po' dal tuo percorso, quindi ne hai pieno merito. Si sentiva forte nel cortometraggio così come poi nel film. E l'ultima cosa che voglio dire è che è molto chiara per me, che faccio anche il regista, la sua capacità, come prima veniva sottolineato, di non restituire una regia, diciamo, lineare o apparentemente semplice. Cioè il film ha una sofisticatezza di fondo estremamente complessa che forse non si percepisce appieno, nel senso che essendo una storia poi in fondo fatta di dialoghi, di emozioni, di persone anche in interni che parlano, non diciamo solo uno sguardo più attento, magari più tecnico, comprende quanto poi ci sia dietro uno studio anche a livello di scelte delle immagini, scelte fotografiche, appunto le relazioni con le ottiche, gli avvicinamenti, che sono estremamente variegati, estremamente complessi e che secondo me lo rendono un film anche piuttosto moderno e contemporaneo. Devo dire, sono molto molto onorato di averne fatto parte. Ti prenderei la parola anche sul ruolo di Rai Cinema, perché è stato uno dei pochi casi in cui anche c'è stata anche una sorta di semplicità nel percorso, perché erano molto convinti dal lavoro di Giulia e questo ha aiutato. Samantha, noi dici, ma cosa vi convinceva? No, io non sono iniettatore, non è che dico, ma perché? No, vorrei spiegare, vorrei spiegare, non ho nulla, sono felice di queste cose, però vorrei spiegare, vorrei far capire che non è facile giudicare un progetto, quindi volevo chiedere questa facilità da dove deriva. Allora, non è facile, però nel caso della sceneggiatura, al di là del corto, io trovo che abbiamo notato che nella sceneggiatura comunque ci fosse già, si potesse intuire la regia intesa come messa in scena, perché la messa in scena di Giulia in qualche modo era molto puntuale già da come era scritta la sceneggiatura, da come venivano approfonditi dal tipo di dialogo, dal tempismo della sceneggiatura. Tanto è vero che noi non abbiamo tanto discusso la sceneggiatura, come dice Matteo. Cioè, ci siamo trovati sostanzialmente d'accordo, poi ovviamente ci sono degli aggiornamenti, delle revisioni, delle cose che si condividono insieme, ma l'abbiamo fatta nostra, insomma, l'abbiamo scelta proprio dall'inizio, perché era proprio molto, molto puntuale, molto chiaro come lei avrebbe visitato e come sarebbe andata intorno a questi personaggi, che erano già palpabili
una storia e basta. E quindi anche quando abbiamo visto il film la prima volta nel Rough Cut, abbiamo avuto la stessa sensazione, poi sono stati fatti i contatti, giustamente, che abbiamo condiviso, ma come sempre bene, però. Come sempre bene, però erano quasi fisiologici, diciamo,